i partigiani portati in processione nei telegiornali, alla televisione, sopravvissuti un tempo alle fosse comuni, ma seppelliti in questo tempo dall'informazione, sfilano il 25 aprile con le medaglie appese alle bandiere accanto alle mogli dei sottosegretari appena uscite dal parrucchiere. Dicono a mezza voce: viva la Costituzione, ma adesso è tardi, mi chiede la posta, devo prendere la pensione. Qual è il senso e il valore di fare una ricerca sul 25 aprile e la Resistenza oggi, dopo che sono passati tutti questi anni? Molti sono i motivi. Quello che mi ha ispirato è cercare di dimostrare come ci siano ancora opere, documentari, film, canzoni, che sostanzialmente restituiscono una rappresentazione appassionata ma al tempo stesso rigorosa e scientifica della Resistenza e dell'antifascismo. Questo proprio in un momento in cui i partigiani ormai sono quei pochi, ancora vivi, sono anziani e tra qualche anno non ce ne sarà più nemmeno uno. Ed è proprio quindi questo senso anche di disillusione che spesso li rappresenta, che ho voluto mettere in mostra. Un po' come dice la canzone dei Serpenseno, Barricate Verbali. Dopo il sangue di Nerone sopra le montagne, ma guarda la TV e piange insieme alla badante. Mo guarda la TV e piange insieme alla badante, dice la canzone. Ecco, questo quindi credo che ci debba far riflettere su che cosa possa rimanere oggi di questo movimento, dato che appunto tra pochi partigiani non ci saranno più. Credo che rimanga la straordinarietà, la bellezza, la semplicità, oltre ai patimenti, le sofferenze di questi uomini. Quello che vedete alle mie spalle è Luigi Bottagisio, nome di battaglia Cobra, partigiano, che suona la chitarra con altri partigiani, ritratto nell'Alta Valsesera, nel Biellese. Ecco, la Resistenza è stata appunto sofferenza, patimenti, ma è stata anche gioia, spensieratezza. Mi vengono in mente, per concludere, le parole del partigiano Gino Baracco, quando viene arrestato e portato al carcere Nuove di Torino e viene torturato dai fascisti. E lui comincia a ridere. Ride e i fascisti lo torturano ancora di più. Dentro di sé pensava che avrebbe sopportato qualsiasi tortura, ma se gli avessero fatto il sovietico avrebbe confessato tutto. Ecco, la Resistenza è stata anche questo, è stata semplicità, è stata umanità, perché come tutti i fenomeni umani ha una rappresentazione semplice, straordinaria, ma al tempo stesso umana. Grazie.